Salve ragazze, volevo mostrarvi il mio anello, a cui ho dato il nome di intreccio. Spero vi possa piacere. Se vi va, facciamo insieme questo anello. Allora, i materiali di cui abbiamo bisogno sono dei cipollotti 3x4 mm, delle super duo, delle rulla, solo 4, delle rocaille 11-0, delle rocaille 8-0 e di una perla da 4 mm. Filo, io sto usando questo della Miyuki, e un ago, io sto usando un ago 10 della Pony. Iniziamo e buon lavoro anche a voi. Allora, inseriamo sul nostro ago la sequenza di una rulla, una super duo, una rulla, una super duo, una rulla, una super duo, una rulla ed una super duo. Quindi avremo sul nostro ago 4 rulle e 4 super duo, per un totale di 8. Adesso porto tutto alla fine del nostro filo, in questo modo. Vado a ripassare in tutte le perline per poi fare un paio di nodini. Dopo aver fatto i nodini, mi sono portata ad uscire da una rulla foro superiore. Ora inserisco sul mio ago una rocaille 8-0 e mi inserisco nella super duo. In questo modo. Ora prendo una super duo e mi inserisco nella rulla. In questo modo. Prendo un'altra super duo e mi inserisco nella super duo successiva. In questo modo. Ora prendo una 8-0 e mi inserisco nella rulla. Un'altra 8-0 e mi inserisco nella nella super duo. Ora prendo una super duo e mi inserisco nella rulla. Un'altra super duo, mi inserisco nella super duo. E una 8-0 e mi inserisco nella rulla ed esco dalla 8-0. In questo modo, vedete? E dobbiamo avere questo modulino così, vedete? Ora inserisco sul mio ago una rocaille 11, un cipollotto ed una rocaille 11 e vado ad inserirmi nel foro superiore della super duo, in questo modo, in questo modo, vedete? Ora prendo sul mio ago due super duo, vado ad inserirmi nella super duo successiva, vedete? Nuovamente una 11, un cipollotto ed una 11 e mi inserisco nella 8-0, in questo modo. Sto uscendo dalla 8-0. Ora prendo sul mio ago 5 rocaille 11-0 e mi inserisco nella 8-0. In questa maniera, vedete? Ora prendo una 11, un cipollotto e una 11 e mi inserisco foro superiore nella super duo. Vedete? Prendo nuovamente due super duo e mi inserisco nella super duo successiva. In questa maniera. Ora nuovamente una 11, un cipollotto e una 11, mi porta a uscire nella 8-0, nella 8-0 così, e prendo nuovamente 5 rocaille 11, 4 e 5 ed esco dalla 8-0,
questo modo, vedete? Abbiamo ottenuto questo. Ora vi porto ad uscire dal cipollotto, da questo cipollotto. Non mi inserisco nella 11, ma bensì vado a prendere 3 rocaille 11 e mi inserisco nella super duo, in questa maniera. Questo modulino io avevo inserito nella parte dove ci sono queste due super duo, 2 11, ma ora ho cambiato e sto inserendo una 8 0, così, in questo modo. Prendo nuovamente 3 rocaille 11 e mi inserisco nel cipollotto, solo nel cipollotto, così. Ora cosa faccio? Prendo sul mio arco un 8 0, un cipollotto e un 8 0, e mi inserisco nella perlina centrale del gruppetto di 5, quindi nella prima, nella seconda, nella terza, in quella centrale, così, in questo modo, e tiro il filo. Nuovamente un 8 0, un cipollotto e un 8 0, e mi inserisco nel cipollotto nuovamente, solo nel cipollotto, così, e tiro il filo, vedete? Ora prendo 3 rocaille 11 e mi inserisco nella super duo, un 8 0 e mi inserisco nella super duo, in questo modo, vedete? Nuovamente 3 rocaille 11 e mi inserisco nel cipollotto, ora inserisco un 8 0, un cipollotto e un 8 0, e mi inserisco nella rocaille, quella che fa la punta, in questo caso così. Nuovamente un 8 0, un cipollotto e un 8 0, ed esco dal cipollotto, così. Vedete? Il modulino è questo. Ora mi infilo un pochino nelle perline, in questo modo, vedete, per portarmi ad uscire da una 8 0. Vedete? Inserisco anche nel cipollotto, nella 8, nel cipollotto, nella 8, inserisco anche nella 11, quella centrale, e mi porto ad uscire da questa 8 e mi fermo qui, così. In pratica dobbiamo uscire da questa 8 0, questa laterale, perché dovremmo andare a fare il dietro dell'anello. Tengo a specificare che questa non è di mia invenzione, ma tempo fa l'avevo visto farlo ad un'altra ragazza di cui non ricordo il nome. Vorrei ringraziarla, ma purtroppo siccome le creative sono tante, non ricordo sinceramente il nome. Ora cosa faccio? Prendo sul mio ago una rocaille 11 0, una super duo, una rocaille 11, una super duo, una rocaille 11, una super duo. Insomma, devo farne una sequenza di 12, perché in base alle mie di misure inserisco 12 rocaille e 12 super duo. Vedete? Ho inserito tutte le rocaille e tutte le super duo. Quindi ho iniziato con una 11 e vado a finire con una 11, in questa maniera. E mi inserisco nella 8, nella 8 0, così. Anche inserisco nella 11 e mi porto nuovamente ad uscire dalla 8 0, in questo modo, vedete? Si è andato a formare questo. Ora cosa devo fare? Devo prendere nuovamente una rocaille 11 e mi devo inserire nella super duo, così, vedete?
nuovamente, una 11 mi inserisco nella Super Duo, così. Vedete, quindi abbiamo capito che dobbiamo fare questo per tutto il giro. Vedete, mi manca di inserire solo l'ultima rocaille 11. Prendo la mia rocaille e mi vado a inserire nella 8. Inserisco anche in quella centrale, così. Vedete? In questo modo, e la fascettina è terminata. Ora cosa faccio? Per sicurezza ripasso nuovamente il filo in tutta la fascettina e mi porterò ad uscire da una rulla foro basso. Allora, come dicevo, mi sono portata ad uscire da una rulla. Ora ho inserito sul mio ago la perla da 4, sto uscendo da qui e mi inserisco dalla parte opposta della rulla, da questa, in questa maniera, così. E tiro il filo, così, mi inserisco nuovamente nella perlina, la tengo se no mi scappo, così, e sto uscendo, vedete, prima sono uscita da qui, ora mi inserisco da questo lato, da qui, in questo modo, e la perlina è posizionata. Ora prendo sul mio ago 5 rocaille, 11, 0, 3, 4 e 5, sto uscendo da questa rulla e mi inserisco in questa, in quella superiore. Chiedo scusa, ma giro l'anello per mia facilità. Vedete? Così, in questo modo. Ora prendo nuovamente 5 rocaille 11, sto uscendo da questa rulla e mi vado a inserire in questa, in questo modo, così, vedete? Ora mi trovo ad uscire da qui, da questa rulla. Cosa faccio? Prendo nuovamente 5 rocaille, sempre 11-0, e salgo e mi porto ad uscire in direzione della rulla dalla Super Duo. Vedete? Dove ci sta la 8-0 per intenderci. Quindi entro nella 8-0 ed esco nuovamente nella Super Duo, in questo modo. Vedete? Ora prendo nuovamente sul mio ago 5 rocaille 11-0. In questo modo sto uscendo da qui, da questa Super Duo. Sempre giro l'anello per mia comodità, per mia facilità, e mi porto ad uscire nuovamente in questa rulla. Vedete? In questo modo, così. Vedete? Ora inserisco nella Super Duo, nella rulla e nella Super Duo, in questo modo, e mi porto ad uscire così nella rulla, sempre in questa maniera, vedete? Nella rulla. Ora nuovamente 5 rocaille 11 e mi vado a inserire nuovamente nella Super Duo, il foro esterno, quello vicino la 8-0. In questo modo entro anche nella 8-0, vedete? E inseriamo le ultime 5 rocaille 11 e 5 e vado ad inserirmi, chiedo scusa perché sempre giro l'anello, e vado a inserirmi nuovamente nella rulla, in questa maniera, vedete? Così. L'anello in questo modo è terminato, però io ora vado a ripassare nuovamente il filo in tutte le rocaille e ripasso nuovamente per irrigidire e robustire un pochino l'anello in modo che sia più rigido, vedete? Se il tutorial vi è piaciuto,
vi prego di condividerlo al prossimo video. Grazie a tutte, alla prossima!